Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Non ci vediamo da un po' di tempo, per motivi che voi sapete, insomma, quantomeno i più di voi sanno, e quindi insomma ciò da fa', ecco come dire. Però insomma, mi fa sempre piacere condividere con voi cose. E oggi condivido con voi questo. Allora, è un unboxing. Questo nello specifico proviene dal Carrefour. Qui dice con Carrefour dai una mano all'ambiente. Ho ritirato questa bag, ed è la prima volta che lo faccio. Da dove arriva questa bag? E poi la apriamo insieme e vediamo cosa c'è dentro. Innanzitutto vi dico che l'ho pagata 3,99 euro. L'ho presa tramite a un Carrefour qui di Como, se siete delle zone, Via Diaz è uno dei Carrefour appunto che partecipa, insomma uno dei partner di questa applicazione di cui vi parlo, perché secondo me è una figata. Si chiama Too Good To Go, ve lo segno da qualche parte in descrizione. Too Good To Go è un'app che per me è nuovissima, io non ne ho mai saputa dell'esistenza prima, saputo dell'esistenza prima di incapparci grazie a Instagram, e la filosofia e la logica dietro questa app è quella di diciamo salvare del cibo dall'essere buttato via fondamentalmente. Quindi se vi scaricate l'app Too Good To Go potete selezionare la vostra città, entro quale raggio di chilometri siete interessati ad andare ad acquisire queste bag, e ci sono delle promozioni, dei pacchi a prezzi molto ragionevoli, molto convenienti. Sono delle specie di blind bags che conservano cibo, che salvano insomma cibo dall'essere sprecato. Quindi sono leftovers, ovviamente tutte cose super senza scadenze, cose freschissime, insomma la roba brutta zozza che va malata e morite subito, insomma roba sana, fresca, buona, che altrimenti sarebbe stata buttata. Vediamo che cosa c'è. Quindi io ho fatto questo primo acquisto. Mi alzo un secondo perché, e vediamo che cosa ho salvato dall'essere buttato via per 3,99 euro. Allora, innanzitutto c'è cuor di lattuga, e questa io non ne mangiamo tonnellate di insalate, con questa mi ci farò pranzo, con scadenza il 15/10. Oggi fatemi vedere che giorno è, scade domani, quindi assolutamente perfetta. Poi le buste buttate in busta di solito scadono 2 giorni dopo la data di scadenza, quindi indicata, quindi molto bene. Poi buone, queste mi piacciono un sacco. Burrata in foglia, formaggio fresco a pasta filata, lavorato con crema di latte. Questo è marchio Sabelli, 100% latte italiano, un marchio che non conosco, ma lo conoscerò oggi a pranzo, evidentemente. Poi del Sellero, quindi cuore di sedano verde, della Aroma Domus, questo non so. Il marchio non lo conosco, però insomma il Sellero è sempre roba buona. Tra l'altro in questi giorni stavamo proprio pensando di fare un tipo bollito, no? Queste cose, quindi insomma il Sellero torna sempre buono. Poi latte fresco parzialmente scremato del marchio Carrefour, che è un marchio assolutamente ottimo. E ultima cosa che trovo è questa frutta fresca, anche questa scadenza domani. Questa è mango. Ah, pensavo fosse ananas, meglio ancora, io il mango lo adoro, quindi assolutamente ottima, ottima cosa. Quindi mango, c'è anche una fettina di limone. Ed è tutto praticamente. All'interno, vabbè, c'è il volantino del Carrefour con un po' di pubblicità varie, di prodotti e quant'altro. Allora, direi che per 4 euro fondamentalmente non è male, perché già un prodotto del genere mediamente ne costa 4 solo lui, e in più c'è stato il latte, c'è stata l'insalata, il Sellero, queste che mediamente ne costano circa un 3 euro di solito queste confezioni. Quindi il valore è stato assolutamente rispettato. Ho salvato cibo che altrimenti sarebbe stato buttato e quindi sprecato, ed è mai cosa buona sprecare il cibo, bisogna sempre tutelarlo. Mi sono salvato il pranzo con 3 euro mangio, anziché mangiare fuori a spendere un pochetto di più, quindi che dire, soddisfatto di questa nuova situazione, di questa nuova app, che trovo molto interessante, no? Molto utile proprio nel rispetto di quelle che possono essere che è l'ambiente poi, perché se si spreca roba, se si spreca plastica, cibo, insomma è tutto a scendere, insomma, come spreco, no? E quindi ottimo. Se non la conoscete, provate anche voi. Too Good To Go è il nome dell'applicazione, lo vedrete come titolo se non riesco a mettere l'info box, perché ormai col telefono faccio fatica a compilare gli info box, le info box.
però nel titolo vi metto il nome dell'applicazione, quindi scaricatela e vedete anche voi se riuscite a fare acquisti buoni, insomma, come ho fatto io. Ragazzi, video brevissimo per condividere questa cosa che ho trovato molto carina. E niente, fatemi sapere nei commenti se già conoscete questa applicazione, se la scaricherete, nel caso fatemi sapere se ci saranno novità da parte vostra in merito all'acquisizione di Box con Too Good To Go. Ragazzi, grazie per essere stati qui, video molto veloce, ma insomma, ci rivedremo poi nei prossimi per chiacchierare un po' di varie vicende di vita e non solo. Un abbraccio, ragazzi, state bene.